Buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa oggi è 29 luglio 2015, sono le 19:08 e registriamo questa trasmissione in collegamento con Ismail Moades, che è il nostro, diciamo, la nostra finestra sul tutto quanto la questione iraniana, su questo grande paese. E parliamo con Ismail ovviamente dell'attualità che riguarda non solo l'Iran, ma insomma tutta l'area, diciamo che è una questione di geopolitica a livello mondiale. Parliamo appunto dell'accordo sul nucleare che appunto è stato firmato, se non erro il 14 luglio, insomma anche data evocativa alla presa della Bastiglia, il 14 luglio scorso. Questo accordo tra i 5 più 1, che poi questi 5 sarebbero, lo ricordiamo sempre perché poi faremo una chiosa, USA, la Russia, la Cina, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, più ovviamente l'Iran. L'Europa non pervenuta, se non vado errato, tramite la ministro, diciamo, rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Mogherini, nella seduta conclusiva, in qualche modo era un po' una cosa celebrativa. È stato chiuso questo è stato firmato, insomma, questo accordo che il ministro degli esteri iraniano dice non perfetto, ma storico. La rappresentante, appunto, della politica estera europea Mogherini ha definito comunque sia come un accordo che contribuirà sulla sicurezza, contribuirà alla sicurezza di tutta l'area, quindi insomma qualcosa di storico, comunque sia di importante. Ne abbiamo parlato in qualche modo perché questo accordo è stato frutto di una, diciamo, trattativa anche abbastanza estenuante. Già ne abbiamo parlato con Ismail, ne parliamo stavolta ad accordo concluso. Quindi insomma c'è un testo, ci sono dei punti da rispettare. Questo accordo che appunto Obama stesso ha detto che si baserà sulle verifiche, sui controlli, quindi insomma nulla, almeno a parole, dovrebbe essere in qualche modo abbonato all'Iran, però comunque sia l'Iran in cambio avrà la cessazione, non di tutte, perché mi sono poi informato, non di tutte le sanzioni, ma di una parte di sanzioni abbastanza pesanti. Ne parliamo con Ismail, a cui do la parola. Chiaramente per una parte, diciamo, introduttiva, se così vogliamo dire, poi parliamo un pochino nello specifico anche delle varie implicazioni della politica nella zona militare, purtroppo, ISIS, eccetera, che possono aver avuto un'influenza. A te, Ismail. Buonasera, buonasera Gianni a te e a chi ci ascolta. Dunque, hanno firmato, diciamo, finalmente questo accordo. Come più volte anche da questi microfoni abbiamo parlato, l'accordo è firmato anche da parte del regime iraniano nella assoluta debolezza, altrimenti non avrebbe potuto, diciamo, avvicinare né al tavolo del negoziato né tantomeno firmare. Bisogna puntualizzare su qualche argomento. Il primo, tutto quanto, diciamo, la nuova maratona del negoziato è partito con beneplacito di Khamenei, leader spirituale numero uno del regime. E quindi questo gioco, diciamo, delle parti, Rouhani, Zarif, Khamenei, sono appunto giochi delle parti, mentre chi decideva realmente, veramente, era l'uomo più potente, diciamo, del regime, appunto, Khamenei. Primo. Secondo, come dicevo, hanno appunto dovuto firmare perché grazie alle sanzioni economiche, il paese era veramente a tracollo. Abbiamo detto pure l'altra volta, l'inflazione ufficiale galoppava oltre il 40%, una disoccupazione senza precedenti, eccetera, eccetera. Quindi questa è la situazione. E hanno firmato questo accordo. Anche se io in vari articoli ho spiegato tecnicamente che cos'è questo accordo, quindi chi vuole sapere di più potrà vedere anche attraverso i miei scritti, però che cos'è questo accordo? Questo accordo praticamente, come diceva anche Obama, praticamente ritarda la costruzione delle armi nucleari da parte del regime di un anno.
Obama è l'uomo che fino a ieri negava questa cosa, nel senso che quando qualcuno ammoniva che l'Iran sta in procinto di avere la bomba atomica, diceva no, non è così. Invece adesso diceva che l'Iran era a un passo, 2 o 3 mesi. Quindi questa è la prima cosa. Altra cosa, a mio avviso, molto importante, come dicevo, al tavolo del negoziato, l'Iran questa volta avrebbe accettato qualsiasi, diciamo, proposta oppure imposizione, dipende dal punto di vista, dei 5 più 1. Invece questi paesi non hanno sfruttato, l'occasione per smantellare il progetto nucleare del regime, che ormai credo sono parole inutili per dire che il regime iraniano sin dal primo momento aveva l'intenzione di produrre le armi atomiche, non per uso industriale. Il fatto che praticamente il regime iraniano potrà mantenere, diciamo, alcuni centrifughe, anche se della prima specie, praticamente centrifughe degli anni 70, scadenti, eccetera, eccetera, oppure ha dovuto, l'Iran deve, si è impegnato di smaltire oppure mandare all'estero 98% dell'uranio arricchito. La mia domanda è perché non 100%? Cosa vuol dire questo? Una finestra, diciamo, di fuoriuscita del regime, di continuare sulla stessa strada dal momento che è un regime inaffidabile, secondo me lascia qualche preoccupazione. D'altra parte, la cosa, importante da sottolineare, Khamenei ha, diciamo, detto ai suoi uomini: trattate su quello che è stato scoperto, nel senso che oggi noi sappiamo i siti che sono stati diciamo rivelati. Qua bisogna anche diciamo criticare i 5 più 1, che nel trattato, anche nelle varie dichiarazioni, non hanno mai detto chi ha rivelato i piani segreti del regime iraniano, cioè i Mujahideen del popolo. Quindi questo è una cosa. Quindi il regime iraniano ha firmato un accordo di quelle cose scoperte. Che cosa ha che noi non sappiamo ad oggi? Questo rimane un mistero. Sì, rimane un mistero, ma soprattutto, vabbè, poi ci sta questa cosa di fondo, alla base un po' di tutto, che tutti quanti ci siamo sempre chiesti, ma questo grande esportatore di petrolio che abbia questa improvvisa vocazione all'energia nucleare è una cosa, insomma, che effettivamente lascia un po' pensare. Quello che volevo chiederti è che, insomma, siccome si è registrata poi anche un po' i commentatori, quelle che hanno definito una certa convergenza, anche in qualche modo nel cercare di concludere, io volevo chiederti se un po', visto che l'Iran è uno dei principali, in qualche modo, paesi che si batte contro l'ISIS, contro questo appunto Stato islamico, insomma, avere in qualche modo questa ripulitura, un po' togliere questa etichetta di Stato canaglia all'Iran in qualche modo. È anche una specie di, potrebbe essere anche una soluzione utilitaristica, perché comunque sia viene arruolato in questo grande plotone, insomma, esercito anti-ISIS o Stato Islamico, come si voglia chiamare, cioè praticamente una contingenza, una cosa immateriale, immediata, è utile adesso e quindi lo facciamo diventare, gli leviamo questa cosa dai Stato canaglia. Potrebbe aver avuto un po' anche questo scopo, questo accordo. Come ben sappiamo, il Medio Oriente è veramente una realtà molto, molto, molto complessa. Quindi l'ISIS, che cosa è, come è nato, più volte abbiamo parlato, abbiamo individuato il regime iraniano, diciamo, una delle cause più importanti della nascita dell'ISIS,
come abbiamo più volte accennato, nel senso che per tenere Bashar Assad in Siria hanno creato un tale situazione che lì sono nati, diciamo, questi gruppi per, appunto, per giustificare la massiccia presenza del regime iraniano in Siria, per dire che guarda, se cade Assad vengono questi ISIS. Quindi poi sono penetrati in Iraq, dove il governo di al-Maliki, fortemente voluto e molto vicino dal regime iraniano, e diciamo appoggiato anche dall'Obama, hanno creato una situazione, una repressione talmente forte, diciamo, ai sunniti in Iraq. Ad un certo punto loro sunniti hanno detto tra al-Maliki e ISIS non so chi è peggio. Quindi questo per quanto riguarda la nascita dell'ISIS, ho detto solo una parte. Per quanto riguarda poi la lotta che farebbe l'Iran all'ISIS, secondo me ha una lettura piuttosto semplice. Noi sappiamo perfettamente che quando nel 2003 gli americani sono andati in Iraq, il vero diciamo, occupante dell'Iraq è stato il regime iraniano. Sin da subito è penetrato, tant'è vero che nel 2005 diciamo, il paese era nelle mani dell'Iraq. Poi, siccome hanno esagerato troppo, hanno mandato nel 2006 il generale Petraeus che appunto ha corretto il tiro verso il vero occupante, in qualche modo ha tirato fuori un attimino il paese dall'influenza dell'Al-Qaeda, ma in realtà dal regime iraniano. Poi sono successe tante cose, quindi oggi l'Iran ha una forte presenza in Iraq perché l'Iran deve appunto difendere questo asse, l'Iraq, Siria, Libano, per arrivare, diciamo, nella vicinanza di Israele. Appunto, questo, diciamo, è la sua strategia. Quindi l'Iraq è una pedina importante. Quindi, se dovesse arrivare una forza l'ISIS, occupare oppure mettere in repentaglio questa presenza, l'Iran evidentemente ha grossi problemi, quindi può cozzare, diciamo, con l'ISIS. Però non dimentichiamo che l'ISIS vorrebbe essere uno Stato islamico. Che cos'è il regime iraniano? Si chiama Repubblica Islamica. Se andiamo a vedere la sua costituzione, la sua prassi politica, non è altro che un regime, uno Stato islamico. Da 35 anni tartassa gli iraniani, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda, diciamo, le scene atroci che l'ISIS ha fatto vedere, anche grazie, diciamo, ai filmati hollywoodiano, queste cose sono da 30 anni che accadono in Iran. Per cui, tutt'al più, possiamo dire che l'Iran pensa all'ISIS come un suo concorrente. Un esempio che più volte io personalmente ho applicato, dico, che senso ha combattere la camorra con la mafia? Questa è la domanda fondamentale che noi ci dobbiamo porre. Sì, è una bella domanda questa. Vabbè, in Italia si è visto tutto, è il contrario di tutto. Però, un'altra cosa che volevo chiederti, intanto prima io ho accennato, non tutte le sanzioni, perché allora, la partita, diciamo, era accordo in cambio della revoca delle sanzioni, ma di quali sanzioni? Prima cosa. Seconda cosa, queste sanzioni hanno sicuramente afflitto la popolazione civile. Che presumibilmente adesso appunto sarà contenta. Leggo anche di nuovi accordi, anche partnership, contatti, Fabius che va, insomma, come una sorta di risveglio anche in accordi commerciali e così via. Effettivamente è prevedibile appunto un rifiorire economico anche del paese e per anche la popolazione. E poi, quali sono sanzioni che invece continuano a esserci addosso all'Iran?
Allora, per quanto riguarda le sanzioni, intanto l'Agenzia internazionale dell'ONU deve andare in Iran appunto per verificare se l'Iran sta rispettando i suoi impegni. Entro 90 giorni dovrebbe dare una risposta. Verso la metà di ottobre cominciano a togliere alcune sanzioni. Mentre rimangono le sanzioni per quanto riguarda la vendita delle armi, rimangono per 5 anni, poi per 8 anni diciamo alcune altre missili balistici, eccetera. Quindi si calcola che praticamente si scongela intorno a 100 miliardi dei soldi dell'Iran che è rimasto qui. Poi si parlava che altri 50-100 miliardi dalla vendita dell'oro, eccetera. Mentre subito il direttore della banca centrale dell'Iran ha detto che non si tratta di 100, 150 o 200, ma tutt'al più 29 miliardi. Però il discorso fondamentale che vorrei porre è questo. In Iran possono mandare anche 1.000 miliardi. Quando non esiste un piano economico, quando esiste una corruzione molto molto diffusa, che cosa possono fare? Adesso evidentemente andranno in Iran tutti i ministri a fare la fila, portano anche schiera degli imprenditori per poter intercettare qualche diciamo, accordo dall'Iran. Però io dubito fortissimamente qualcuno ad oggi scommetta sulla diciamo, mercato dell'Iran, perché in Iran, come dicevo, il tasso della corruzione, nel senso le tangenti che devi pagare in Iran, apertamente tutti lo dicono, sono 35%, altro che 5% italiano di una volta. E quindi con la corruzione, con mancanza totale di un piano, io temo che la situazione economica iraniana non avrà un miglioramento neanche nel medio termine. Dopodiché i ministri vanno, Fabius è andato in Iran, si dice che nell'aeroporto alcuni studenti gli hanno buttato le uova marce, eccetera. Poi quella che veramente io sto vedendo anche su social, che ha suscitato una reazione molto molto cattiva è la visita di Mogherini, perché la Mogherini non so se riesce a capire che cosa vuol dire per gli iraniani, soprattutto per le donne, che quando si mette quella cosa ridicola in testa e va in Iran e sorride. Questo veramente sto raccogliendo delle reazioni veramente rabbiose. No, spiega, aspetta, spiegaci bene questa cosa. La Mogherini è andata in Iran, si è messa il, non lo so come si chiama, Esatto. ok, e perché? Poi aggiungo qua praticamente nella conferenza stampa che poi hanno fatto, questa povera ragazza, come se avesse pidocchi in testa, continuamente muoveva questa cosa anche perché insomma non è abituata. Io capisco che insomma devi andare in quello stato, in Iran, devi appunto in quell'aspetto veramente ridicolo per appunto entrare nel jet set internazionale, ma veramente ti ripeto Gianni, sto riscontrando una reazione molto molto negativa. Ma questo tu dici, insomma, sarebbe stato più opportuno se ovviamente fosse andata in senso un po', diciamo, con una veste un po' più laica, tra virgolette, insomma. Ma non l'avrebbero permesso. Per esempio, Ah, è 3-4
3-4 dovrebbe andare in Iran, il ministro Gentiloni, dovrà portare pure la povera ministra Guidi, anche quella se mette fazzoletto in testa, veramente ridicolo. Cioè, ma noi, tu prima parlavi di uno Stato canaglia, ma uno Stato che non permetta a una cittadina straniera di vestire come vuole, ma come vuole comportarsi col suo E popolo? infatti adesso veniamo a parlare, appunto, adesso abbiamo sfiorato di diritti delle persone. Tu stesso ci aggiorni che la violazione dei diritti umani in Iran continua in modo, mi sembra, abbastanza. Questo accordo è stato completamente ininfluente. Impiccagioni, oppositori, quindi praticamente uno Stato che da questo punto di vista continua ad essere canaglia. Ma prima in questi giorni ha ripreso, diciamo, impiccagioni in Iran, che non è una scelta casuale, perché il regime iraniano, quando gli ospiti vanno in Iran, fa queste impiccagioni. Se per caso qualcuno protesta, subito taglia testa al toro. Che noi siamo questo, queste sono le nostre leggi, eccetera, eccetera, non entrate, diciamo, in questi argomenti. Quindi fa queste. L'altro giorno è uscita una relazione di Amnesty International, non so se l'hai visto, che nei primi 6 mesi praticamente il regime iraniano ha impiccato 696 persone, una cifra mai raggiunta in questi ultimi anni. Tutto questo evidentemente ha una spiegazione, nel senso che il regime iraniano, sin dalla sua nascita, si regge su due perni, su due piedi. Uno è la repressione interna, l'altro, diciamo, esportazione, della sua ideologia, del suo terrorismo, integralismo, via dicendo. Ora, forse si sente un attimino legato a fomentare integralismo all'estero, quindi per forza si poggia sull'altro piede, quindi aumenta la pressione interna. E quindi ditemi voi com'è possibile chiamare l'Iran a una scena internazionale quando non rispetta i diritti umani, i diritti più elementari. Questa è una vecchia storia che in qualche modo abbiamo trattato in qualche modo qui nelle nostre trasmissioni, cioè praticamente la svolta, questo adesso lo ripetiamo per coloro che ci sentono magari la prima volta, diciamo quello che tu auspicheresti sarebbe, diciamo, dare più forza alle opposizioni interne che poi sono un po' sparse in tutto il mondo per rovesciare questo regime. In qualche modo però questo vorrebbe dire un'ingerenza esterna. Se tu vedi per strada una mamma o un padre picchia il figlio, non lo so se il tuo intervento è una ingerenza. Ci sono alcuni diritti così fondamentali, appunto si chiamano fondamentale, che superano ogni confine, quindi non si tratta di questo. Dopodiché esiste l'ONU. Esiste una carta fondamentale dei diritti umani, quindi noi dobbiamo assolutamente essere vigili verso. Dopodiché l'Iran, infatti, dopo subito questa firma dell'accordo, hanno detto da Khamenei in su, hanno tonato che loro non cambieranno di una virgola la loro politica estera, vuol dire che rimarranno a uccidere i siriani per conto di Assad, rimarranno in Iraq, soprattutto in questo momento, come ben sai, la crisi dello Yemen è aumentato fortissimo, e quindi Yemen poi è stato il primo paese negli anni 80 quando il regime iraniano sosteneva i terroristi lì per dar fastidio, diciamo, dal nord verso Arabia Saudita. Poi ho un'altra notizia veramente drammatica.
Adesso l'Arabia Saudita seriamente pensa di procurarsi la bomba atomica, quindi c'è una ricorsa verso le armi nucleari in Medio Oriente, una cosa spaventosa. Insomma, quello che è davvero drammatico che il mondo occidentale per i suoi affari commerciali chiude gli occhi. Oggi il mondo, a mio avviso, è molto meno sicuro rispetto a prima. E questo veramente è difficile a immaginare che non lo capiscano. Perché, ripeto, l'Iran ora si sente magari più forte, quindi vuole dare una dimostrazione di questa forza. E quindi gli altri paesi si sentono minacciati, quindi a una corsa verso gli armamenti. D'altra parte, ritorno dal discorso di prima, il regime iraniano, Gianni, se noi non capiamo questo concetto, non arriviamo da nessuna parte, il regime iraniano in realtà è molto debole. Questo comporta una tale aggressività, no? E quindi ecco perché dico, veramente il Medio Oriente oggi è molto più insicuro. E quindi questi uomini politici occidentali, io l'altra sera nella presentazione del mio libro, quando dicevo questi poveri politici Se ce internazionali, l'hai a portata di mano il libro, facciamo vedere. devo andare a prendere un secondo. Una voce in capitolo, perfetto. Questo è il libro che appunto, come raccontavo, gente che aveva studiato, aveva letto il libro, quindi abbiamo avuto una discussione molto molto interessante di qualche ora. E quello che ripeto, che insomma, i politici occidentali, in particolare Obama, che ha avuto, diciamo, un fallimento pressoché totale sulla sua politica estera, voleva strappare, diciamo, questo accordo con l'Iran, ma a mio avviso ha reso il mondo meno sicuro. Diciamo che c'è una corrente di pensiero appunto che considera questo presidente, infatti con questo poi ci abbiamo verso la chiusura, statunitense Obama, un po' un presidente di rottura che ha fatto un pochino cadere certi, come si può dire, certi limiti, tra virgolette. Uno era appunto questa cosa qui dell'Iran che lo ha in qualche modo sdoganato, tra virgolette. E abbiamo detto appunto, abbiamo qui cioè, spiegato perché non è una cosa buona. Un'altra cosa è per esempio la fine dell'embargo con Cuba. Forse è diciamo una chiusura tra una politica, si è girata pagina tra una politica anni 70-80 e una politica del terzo millennio, una geopolitica del terzo millennio. Però purtroppo per quanto riguarda l'Iran il regime è ugualmente diciamo impresentabile da un punto di vista perlomeno del rispetto dei diritti umani, quindi dovrebbe esserlo a prescindere per tutto il resto. Diciamo che per quanto riguarda Cuba, la ripresa dei rapporti era nell'aria. Invece, per quanto riguarda l'Iran, io non ci scommetterei. Allora, dico una cosa con chiarezza: questo accordo nucleare, nonostante tutto, comunque va bene nel senso che l'Iran ha buttato 300 miliardi ha speso, diciamo, in questo progetto. Che sono soldi dei cittadini. Il fatto che si è dovuto fermare è una cosa buona. Quindi, se io dico critico l'accordo, non perché se non lo facevano era meglio, però sto criticando come l'hanno fatto. D'altra parte, se tu vuoi tornare a sdoganato l'Iran, io non lo direi, nel senso che aspetterei. Dopodiché, Preferisci? se questo regime, no, è sdoganato, vuol dire che vuole tornare
tra i paesi internazionali avere un rapporto più o meno normale, la prima cosa deve avere con i suoi cittadini. Quindi, secondo me, il discorso è piuttosto banale. Il regime iraniano non può allacciare un rapporto con il mondo libero, appunto perché non può allacciare un rapporto con i suoi cittadini. Perché il regime iraniano viola così palesemente i diritti umani? È molto semplice pensare che questi sono selvaggi, non è così. Il regime iraniano non rispetta ABC di un potere democratico, più volte abbiamo spiegato non lo è per nulla, no? Ma al mondo ci sono stati anche altri regimi dittatoriali, lo stesso Shah. Lo Shah aveva un carcere che c'erano 3.000 prigionieri politici, con 10 impiccagioni politiche all'anno reggeva il suo regime. Ma questi qui, per poter rimanere in sella, hanno dovuto impiccare 120.000 persone. Oggi un paese che parla dalla mattina fino alla sera di moralismo, a Teheran ci sono 300.000 prostitute schedate. Si dice che 1 milione di donne iraniane, madri di famiglie, per poter sfamare i figli, oppure magari il marito drogato, si prostituiscono. E quindi questo è il punto. Come si può fare un paese fatto di questo genere, un paese, un governo, uno Stato che non è capace di assicurare la libertà più semplice? Torno sempre a questo velo di questi personaggi politici, donne occidentali che vanno in Iran, no? Veramente è un'apertura epocale, no? Se tu permetti a una donna ministro andare in Iran senza costringerla in quell'abito ridicolo. Quindi se un regime non può fare questo, evidentemente, se tu vuoi coprirti come vuoi secondo la tua religione, eccetera eccetera, va benissimo, no? Ma perché costringi gli altri? Quindi davvero questo accordo non ha un futuro, questo regime non ha un futuro. Questi sono abbastanza evidenti, anche se insomma tutti quanti vogliono far diventare una cosa che non ha questo regime. Diciamo una cosa epocale, per forza bisogna andare sull'epocale, quando poi epocale non è, anzi potrebbe appunto essere drammatico. Però abbiamo detto che, e siamo in chiusura, che questo accordo si basa sulle verifiche, quindi ci saranno queste verifiche e noi cercheremo, grazie a te, di dare informazioni agli ascoltatori, ai video ascoltatori di Libre TV, su come, diciamo, l'applicazione di questo accordo, se viene rispettata, da cui poi dipendono tutta una serie poi della sospensione delle sanzioni e quindi anche la, tra virgolette, credibilità di questo regime. Quindi insomma ci diamo appuntamento, credibilità riguardo al rispetto di questo accordo. Certo, rispetto ai diritti umani mi sembra che già sia ampiamente non credibile, e su questo purtroppo siamo d'accordo. E quindi niente, io lascerei a te la chiusura, fermo restando appunto che ci diamo appuntamento prossimamente per vedere e monitorare un po' gli sviluppi. Il regime iraniano, per esempio, diceva che non permetterà mai di ispezionare i suoi siti militari, adesso nell'accordo c'è. Ha detto che mai permetterà intervista con i suoi scienziati, adesso in questo accordo c'è. Per cui, diciamo, l'accordo è molto molto complesso. Poi, sai, gli iraniani sono anche abbastanza abili nel trattare, nel dilungare i tempi, eccetera. Per cui io non sono molto ottimista su questo accordo.
D'altra parte, accordo, intanto deve avere la firma, l'approvazione del Congresso degli Stati Uniti. Io ho già pubblicato il mio parere che avrà un voto negativo, anche se non avrà 2/3 per evitare il veto del Presidente. D'altra parte, molti candidati, soprattutto repubblicani degli Stati Uniti, dicono apertamente che se loro diventeranno presidenti, Presidente, revocheranno questo accordo. Ieri a New York c'era una manifestazione contro questo accordo che appunto faceva sedere Obama su quel cavalluccio, perché effettivamente anche a mio avviso Obama su questa cosa pensa un po' infantile. Infantile pensare come un fanciullo è un pensiero che a me piace molto, ma senza essere semplici. A mio avviso Obama pecca un attimino di semplificare le cose. Perfetto, allora monitoreremo anche questo, vedremo se questo accordo verrà poi ratificato. Effettivamente poi le Camere negli Stati Uniti sono a maggioranza repubblicana, quindi insomma qualche difficoltà senz'altro la porrà e ci diamo appuntamento ovviamente con Esmail per questo, su questo, per monitorare un po' gli effetti. Io ringrazio Esmail Moades, metteremo in questo video anche nelle descrizioni, metteremo anche l'ultimo articolo. E in qualche modo visibilità anche al libro che ha scritto una voce in capitolo, se non erro, sì, è il titolo. Ringrazio Donato Volpicella per la regia e vi saluto a tutti e alla prossima per Voci Transnazionali, questa finestra sul mondo di Liberi TV. Grazie ancora. Ciao, grazie.